Siamo con il candidato del centrodestra Roberto Angelucci, a cui non si può certo imputare signorilità, sempre disponibile ai microfoni dei giornalisti. Si va delineando la vittoria di Luisa Russo, che dunque sarà il nuovo sindaco di Francavilla al Mare. Avete provato in questi 15 giorni a rovesciare quello che era un pronostico sbilanciato verso il centro-sinistra, non ci siete riusciti. Ciao Alfredo, sì, ci abbiamo provato in tutte le maniere, usando le maniere normali, educate nella prima fase, poi abbiamo dovuto indubbiamente rispondere ai tanti comportamenti un po' strani, anche strano dire poco. Noi stiamo senza... fino alle 3 siamo stati senza alcuni pannelli elettorali rimossi prima del tempo, o manifesti, insomma legittimi manifesti di campagna elettorale. Però spero che tutto cambi adesso. Io ho fatto già gli auguri a Luisa Russo. Siete già sentiti? Io l'ho chiamata, sì, appena ho avuto la sensazione, neanche la certezza, della sua vittoria, e che un risultato che alla fine finirà 35 a 65 all'incirca, quindi mantenendo quel rapporto della prima elezione, quella di 15 giorni fa. E oggi è una partita nuova, diversa, all'interno del Consiglio, con Luisa sindaca, prima donna sindaca di Francavilla. Quindi oggi dovrà dimostrare tutta la sua bravura, la sua autonomia. Io conosco la sua famiglia, conoscevo e ho lavorato insieme al papà Marcello, quindi mi auguro che cambi questo clima, deve farlo cambiare. Noi dalla minoranza saremo lì, sereni, educati, tranquilli, fermi però, perché le tante offese, le tante denunce verbali ricevute, tanti comportamenti brutti che ci sono stati anche in questa seconda fase, indubbiamente hanno un po' temperato tutti. Ho dovuto fare da pompiere in questa campagna elettorale, perché veramente era una provocazione dopo l'altra. Quindi oggi inizia una nuova era per Francavilla, e mi auguro che Luisa possa, lei con il suo saper fare, raddrizzare una situazione che negli ultimi 5 anni ha preso una piega troppo autoritaria, troppo decisionista, che ha creato grossi problemi all'interno della maggioranza, perché si vantavano di essere un gruppo compatto, ma in effetti erano arrivati a un mese dalle elezioni completamente spaccati. Oggi si sono riuniti con l'intervento anche dall'esterno di tante forze, e mi auguro per loro che riescano ad avere questa maggioranza forte e compatta. Noi staremo lì a vigilare sulle tante cose dette, sui programmi annunciati, e se ci saranno cose positive ritorneremo a parlare ai cittadini e diremo anche la nostra. Saremo molto attenti, e quindi oggi è andata così. Buon lavoro a Luisa, buon lavoro alla sua squadra. Noi da oggi ripartiamo con una squadra civica e anche appoggiata dai partiti che vorranno appoggiarla, per fare una squadra in consiglio comunale, ma una grande squadra fuori dal consiglio, che possa continuare a lavorare per Francavilla. Angelucci, facciamo un passo indietro di qualche mese. Se domani le dovessero chiedere: è pronto a candidarsi a sindaco di Francavilla, lo rifarebbe? Si è pentito di questa scelta? Ma no, io quando mi hanno chiamato, mi hanno detto che se mi volevo ricandidare, conoscevo perfettamente tutte le difficoltà, ma tutte, cioè partire da un 17% che rappresentava il centrodestra e un 67% che rappresentava l'attuale amministrazione, solo un folle poteva non pensare che ci sarebbero state difficoltà. È stata una bella sfida, una sfida per Francavilla, una sfida per cercare di anche stimolare. Siamo arrivati al 30% al primo turno, cosa insperata. Non ha vinto al primo turno la coalizione di centro-sinistra, quella di Luisa, e quindi già quelle sono state grandi soddisfazioni, ripeto, insperate. Certo, una cosa devo dirla: l'esperienza delle elezioni è sempre
sempre meravigliosa, quella del contatto con la gente, del rapporto umano, la socializzazione. Io e il sociale li vedevo come un fatto di dare una mano alla gente che ha più bisogno, rispettando la loro dignità. E il sociale, socializzare, social, era questo, stare, conoscerci meglio per stare meglio insieme. Invece questi social gestiti in modo violento, gestiti con cattiveria, con bugie, e che obbligavano tutti a impazzire per stare dietro, così, no, questi non li conoscevo, non ero assolutamente abituato a questo, e questa non è una cosa positiva. Mi ha consolato molto sentire le parole del nostro ultimo premio Nobel della fisica, e le ha dette in Parlamento: il Facebook cattivo rischia di rovinare la democrazia.